Ragazzi, benvenuti in un nuovo video dedicato a Final Fantasy X, più nello specifico a Eternal Calm, adesso ne parliamo. Per chi non sapesse cos'è Eternal Calm, è una specie di cutscene di gioco che spiega, diciamo, cosa lo stato, bene o male, della situazione dopo Final Fantasy X e quello che dovrebbe essere l'incipit che giustifica un seguito, ovvero Final Fantasy X-2. Ora, io cercando online, mi volevo un attimo semplicemente informare sulla durata di quest'ultimo. E la gente non è che c'ha proprio le idee chiare. Chi diceva 15 minuti, questi 15 minuti poi sono diventati 20, poi 30, poi 35, poi la risposta standard era tra i 20 e i 30 minuti. Bugia, è una bugia, ragazzi. Eternal Calm dura poco meno di 15 minuti, quindi non vi aspettate chissà che cosa. Ma non è che io fossi partito con chissà quali aspettative, semplicemente pensavo che di ritrovarmi una cutscene più lunga, e invece no, ma non importa. Ora, avendo fatto questo preambolo, è inutile anche dirlo, però per sicurezza lo dico. Ovviamente ci saranno spoiler su Final Fantasy X. Non su Final Fantasy X-2, perché appunto non è solo l'incipit, che poi tocca anche vedere come, perché io il X-2 non l'ho giocato appunto, ragazzi, poi lo giocheremo insieme. Quindi naturalmente ci saranno spoiler, quindi se non avete giocato Final Fantasy X, ragazzi, non potete vedere questo video. Allora, io l'ho registrato, quindi a schermo ogni tanto vedrete degli spezzoni. Eternal Calm parte con appunto Yuna sulla spiaggia di Beside, o Beside, che appunto si allena la sua apnea, un po' come appunto faceva Tidus e Wakka, giocatori di Blitzball, che appunto erano abituati a respirare veramente tanto sott'acqua, più che respirare appunto in questo caso trattenere il respiro, e credo lo facesse per sentirsi più vicino a Tidus, che purtroppo appunto non c'è più, dato che sono 2 anni dopo la fine di Final Fantasy X. Poi c'è un piccolo siparietto comico con Wakka, in cui appunto Wakka richiama Yuna e Yuna gli dice: ah, messo su un po' di panza, a quanto pare, battuto la fiacca, non sei tu quello che deve partorire. Cosa? Perché chi deve partorire? Ovviamente non Yuna, perché Yuna non mi sembra proprio che sia in stato interessante, abbia la pancia da mamma. E quindi ho pensato, vuoi vedere che è Lulu quella incinta, che quindi finalmente tra Wakka e Lulu sia successo qualcosa? Non lo sappiamo, perché il gioco non ce lo dice, però ce lo suggerisce, anche perché Lulu viene citata spesso in Eternal Calm, ma non viene mai fatta vedere. Abbiamo modo di vedere, diciamo, che la società è ancora un po' in scompiglio dopo la fine di Sin e di Yuyevon. Infatti si sono formati dei nuovi gruppi che ricordano un po' magari la milizia o il culto di Yevon. Per esempio viene citato questa Neo Yevon, che penso, immagino sia, diciamo, un nuovo culto di Yevon, però che si basa su dei nuovi fondamenti, dato che appunto non essendoci più Sin, non essendoci più questi peccati da espiare per mezzo di Sin, che poi appunto abbiamo scoperto essere semplicemente strumentalizzata la cosa di Sin, e non ha poi più senso il culto di Yevon in sé, non essendoci più ed essendoci appunto il bonacciale eterno, appunto Eternal Calm, no? Da qui il titolo. E quindi penso che questa Neo Yevon si basi su altre fondamenta, ma sia bene o male la stessa cosa, nel senso che si approfitterà probabilmente dei suoi fedeli, credo. Infatti c'è un dialogo interessante che fa Yuna con Wakka, perché appunto Yuna è diventata molto famosa perché alla fine è l'invocatrice che ce l'ha fatta, che ha sconfitto Sin definitivamente, e molte persone la vogliono incontrare, e molte altre invece vorrebbero cercare di fare dei matrimoni combinati, insomma, no? E infatti il presidente della Neo Yevon, anzi il figlio del presidente di questa Neo Yevon, vorrebbe appunto essere presentato a Yuna per poter organizzare un matrimonio o qualcosa del genere. Yuna naturalmente rifiuta, perché sa che la userebbe e basta, lo dice testualmente lei. Quindi diciamo che la situazione è un po' questa all'interno di Spira. E inoltre c'è un altro gruppo che mi ricorda vagamente la milizia, almeno per questo personaggio, questo soldato che ogni tanto arriva, e che si chiama appunto la Lega della Gioventù, che ora non so bene quale sia lo scopo di questa Lega della Gioventù, dato che
non c'è più il bisogno di sconfiggere Sin o roba del genere. Quindi non lo so, però infatti non è che si chiama milizia o esercito, è Lega della Gioventù che terrà impegnata appunto la gioventù di Spira nel fare non so cosa, nel proteggere la gente di Spira da cosa, non si sa, però appunto è abbastanza vaga, diciamo, ancora la cosa, è giusto per farci capire un po' la situazione anche, possiamo definirla politica, ecco, di Spira dopo la caduta di Sin. A una certa poi arriva Riku, così dal nulla, che ogni tanto passa a salutare Yuna, naturalmente a vedere come sta, perché comunque sono cugine. Riku in questi 2 anni sta andando in giro per Spira a recuperare macchinari antichi e appunto tecnologie Albed e si sta concentrando nello spiegare appunto il funzionamento di queste armi, dato che comunque hanno subito una demonizzazione da parte del culto di Yevon. E ora che appunto possono essere utilizzate tranquillamente, si sta facendo un po' di sensibilizzazione sulle tecnologie, ecco. Però Riku ci parla anche di Kimari, che adesso Kimari si trova sul monte Gagaset, che si sta occupando degli orfani Ronzo, perché naturalmente, come abbiamo potuto vedere su Final Fantasy X, Seymour li ha sterminati tutti, quindi quei pochi sopravvissuti che sono rimasti se ne sta occupando Kimari. Però la cosa importante e interessante è che Kimari ha trovato una sfera. Una sfera, una messaggio sfera, chiamiamola così, in cui all'interno c'è un messaggio di Tidus. Cioè si sente la voce di Tidus. Si vede poco, si vede un po' statico, diciamo che l'immagine non è molto chiara. Però la voce è chiaramente quella di Tidus e si vede Tidus in prigione. Io appena ho visto quella scena ho pensato, mi è rivenuto in mente il pezzo in cui appunto dovevano processare Yuna, che era traditrice appunto, e anche tutti i suoi guardiani, e il pezzo in cui appunto c'era Tidus insieme ad Auron in gabbia. Però non è quello il pezzo, perché appunto Tidus dice delle cose diverse, Auron non c'è, e Tidus appunto dice, se fosse stata la vostra ragazza avreste fatto lo stesso, ho dovuto utilizzare quell'arma, non c'è dato sapere che cosa, quindi non è un messaggio del passato, sembra un messaggio nuovo, qualcosa di inedito. Quindi forse Tidus c'è ancora, anche perché nella scena post-credits di Final Fantasy X vediamo Tidus sott'acqua che riemerge, ma non c'è dato sapere dove sia, se sia nella stessa epoca di Yuna, se sia tornato nel passato, se sia in una nuova dimensione, non si sa, però sappiamo che quello è Tidus, e questo è abbastanza per far sì che Yuna si decida a partire e a capire appunto dove possiamo trovare Tidus, dove si può trovare Tidus e indagare sulla faccenda. E questo credo sia appunto l'incipit di questo Final Fantasy X-2. Infatti appunto diciamo che Yuna viene convinta dal fatto che appunto non ha libertà. Cioè adesso che lei ha sconfitto Sin ed è diventata così famosa e piena di impegni, lei appunto nel corso del gioco, della cutscene, ripeteva il fatto che appunto per stare bene, per essere felice, gli bastava appunto fare i progressi con la sua apnea e che Wack avesse questa pancia così. E a una certa appunto, pensando a questa cosa e pensando al fatto di voler intraprendere questo viaggio, si dice no, per me non è abbastanza. Per me non è abbastanza per essere felice, voglio di più, voglio qualcosa, è la mia storia. E quindi si decide a partire e intraprendere questo viaggio. E Riku gli dice, bene, però hai bisogno di un nuovo look. Anche perché appunto, per quanto io Final Fantasy X-2 non lo conosca, la locandina però sì, la conosco, l'ho vista, l'abbiamo vista tutti. E c'è Yuna vestita in maniera diversa, con un look diverso, e anche Riku. Quindi immagino volessero fare riferimento, diciamo, al cambio di character design di Yuna all'interno di Final Fantasy X-2. Questo era Eternal Calm. Quindi questo video durerà abbastanza poco, insomma, non è che sarà chissà quanto lungo, anche perché Eternal Calm, appunto, è breve e non c'è molto da dire. Quindi, io vi ho fatto questo riassunto, vi ho anche espresso, diciamo, quali sono le mie idee, speculazioni a riguardo. Appunto, è ancora è tutto lasciato un po' così nell'ombra, ma apposta proprio per invogliare a giocare Final Fantasy X-2. E io so per certo, cioè non lo so, però
il mio sesto senso mi dice che Tidus è ancora tra noi, non so dove, non sappiamo dove, però dobbiamo andarlo a trovare, e che appunto Lulu potrebbe essere incinta, o forse proprio un nuovo personaggio, magari Wakka si è trovato una ragazza nuova, insomma, perché quella frase del non sei tu che devi partorire facevano riferimento probabilmente a qualcuno, ma sicuramente a Lulu, perché appunto Lulu è l'unico personaggio che citano, a parte Kimari, però Kimari dubito che sia rimasta incinta. Lulu è l'unico personaggio appunto che citano più di una volta e non lo fanno vedere, nonostante appunto Lulu sia a Besaid, quindi potevano anche mostrarlo. Però penso volessero tenere nascosta, o comunque così volessero dare un assaggio del fatto che potrebbe essere incinta. Ora, io mi aspettavo che ci fossero delle risposte in più per quanto riguarda gli interrogativi che erano rimasti su Final Fantasy X, per quanto riguarda l'entità di Yuyevon e il fatto dei sogni, i sogni degli intercessori, cosa rappresentano, cosa sono, se sono effettivamente delle cose tangibili, delle cose vere, oppure fanno parte di un'altra dimensione o di un livello spirituale. Ma a questo punto penso siano delle cose vere, dato che Tidus c'è. Solo che nella scena post-credits di Final Fantasy X, Tidus era circondato da qualche lugnolo. Quindi potrebbe essere che è in uno stato come quello di Auron, come quello di Seymour, di Mika o di Yunalesca, appunto, in cui erano morti ma non sono stati appunto trasportati. E nel mondo spirituale si sono rifiutati di accettare la morte e quindi sono rimasti nella loro forma corporea, tra virgolette. Non lo so, è ancora abbastanza criptica la cosa. Immagino che verrà spiegata, almeno spero, su Final Fantasy X-2. Ora, io di Final Fantasy X-2 non ho pregiudizi. So che è molto criticato dai fan di Final Fantasy, della saga di Final Fantasy, e da quelli di Final Fantasy X, che lo reputano abbastanza inutile, non serviva, e però ecco, io parto senza pregiudizi perché sono curioso appunto di vedere cosa tratta, cosa narra questo Final Fantasy X-2 collegato appunto a Final Fantasy X. Quindi naturalmente in futuro giocheremo anche Final Fantasy X-2 e scopriremo cosa nasconde la sua trama, cosa nasconde ancora Spira, e se rincontreremo Tidus, chi lo sa. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. E noi ci vediamo ai prossimi video, alle prossime serie. Non so quando porterò Final Fantasy X-2, ragazzi, devo essere sincero, ma arriverà in futuro. Ci vediamo ai prossimi video, ragazzi. Ciao a tutti.